Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Solo Calcio, tra l'altro ultimo appuntamento stagionale, si parla del futuro, non c'è ancora il crisma dell'ufficialità, ma salvo sorprese sarà Luciano Zauri, il nuovo allenatore del Pescara stagione 2019-2020 dovrebbe essere annunciato e presentato in settimana. Buonasera Pierpaolo Marchetti, buonasera Pierpaolo, in mise estiva devo dire, complimenti. Perché tu senti freddo? No, però insomma la giacca... rigorosamente purtroppo in giacca, le giacche sempre e comunque. Per quanto riguarda le giacche, o si riesce come sto, mi vedi? O si riesce a competere con le tue, o altrimenti è meglio soprassedere. Mi vedi bene questa sera, eh? Ma guarda, io francamente vederti bene mi sembra una parola grossa. Diciamo Roberto Cherchi ride dall'altra parte della telecamera. Abbiamo sopportato fino a stasera, oramai. Quindi, fai un altro sforzo, dai, altri 90 minuti, come una partita di calcio. Mi faranno santo subito, in vita. Santo subito, al tuo fianco, non è santo, però lo faremo santo tra breve. Non è santo, però è avviato sulla buona strada, visti gli ultimi anni. Giorgio Repetto, è un grande piacere, Giorgio, averti il nostro ospite in trasmissione, tra l'altro... Dulcis in fundo potremmo dire, perché la prima volta sei venuto proprio all'ultima trasmissione, non in cauda venenum come direbbe Pierpaolo Marchetti che sa di latino. Ricominciamo con la tela, no, vabbè, così mi rompere i coglioni subito con la tela. Non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Buonasera Oscar Buonamano, buonasera Oscar, ben rivisto anche a te, buonasera. Grazie. A Walter Nerone, come vedete Oscar Buonamano e Walter Nerone rigorosamente in giacca. Perché insomma si confà allo stile di questa trasmissione. Beh, come noi due. Come si confà i maggiordomi di tanta nobiltà. Naturalmente si scherza e non potrebbe essere altrimenti. Allora il Verona, come sapete tutti, ha ribaltato la situazione nella partita di ritorno ieri 3-0 sulla Cittadella. Lo diciamo da subito, ha meritato nell'arco dei 180 minuti, è stato bravo comunque Aglietti in un mese esatto a cambiare la storia della squadra scaligera, che però era partita con altri programmi, insomma avrebbe dovuto vincere da subito il campionato, ma poi sulla carta è una cosa, poi c'è il campo come sempre giudice supremo. Intanto Giorgio, veniamo a te, che cosa rimane di questo campionato del Pescara? Intanto la squadra credo che abbia fatto il massimo, come, così come il suo allenatore, era una squadra buona ma non eccelsa, quindi diciamo soprattutto applausi. Ma l'allenatore ha fatto molto bene, e la rosa è sempre opinabile tutto, perché certo. Poi tu stavi dicendo il Verona è fortissimo, personalmente non lo vedevo così fortissimo, se devo essere sincero. Credo che il Cittadella ci sia arrivato a queste due partite un po' bollito e gli mancavano anche un paio degli elementi che sono proprio la base di quella squadra, che sono i due esterni difensivi, Benedetti e Ghiringhelli, che sono i due che sono proprio spingevano a morte. Quindi poi l'ho visti un po'. Anche all'andata hanno vinto 2-0, ma non meritavano di vincere 2-0. Invece il Verona ha ritrovato Zaccagni, che è l'anima del centrocampo scaligera. Che i giocatori siano bravi ci mancherebbe, non nessuno dice, però insomma, squadre che quest'anno che potessero ammazzare il campionato proprio in partenza io non le vedevo, perché anche noi come rosa vedevamo bene quella della Cremonese, per esempio, certo, che è rinforzata anche a gennaio, ma insomma non ha fatto un campionato strepitoso. Comunque, ritornando a noi, direi che l'allenatore ha fatto sicuramente un lavoro eccellente, eccezionale, e io sono stato onorato veramente di aver lavorato con lui per un motivo semplice, che nel calcio persone come Pillon, onestamente, se ne trovano poche. La persona di un'umanità eccezionale, di una modestia assoluta, un grande lavoratore. Poi, come dicevo prima, il calcio è opinabile, quindi uno lo può vedere bene, può vedere male, può aver visto giocare bene, può aver visto giocare male, può pensare che il risultato non è importante, bisogna giocare bene. Insomma, vale tutto nel calcio, d'altronde siamo 60 milioni di tecnici, insomma, quindi calcistici, quindi, però io dico, aver conosciuto una persona così da vicino, lo conoscevo già prima, però averci lavorato insieme, quindi aver vissuto molto con lui, mi ha reso... Mi ha arricchito, diciamo. Io e lui siamo proprio gli opposti come persone, quindi siamo andati molto d'accordo, invece siamo proprio all'opposto, perché è tranquillo, è calmo, non si incazza mai, o perlomeno molto poco, riesce a controllarsi bene,
è un lavoratore pazzesco, è uno che ripete maniacalmente le stesse cose, l'allenamento, i discorsi, le cose, e siamo lo stesso andati d'accordo, siamo andati a cena tantissime volte e credo di essere la persona che ha visto di più a Pescara. Insomma. Assolutamente, comunque insomma un fatto è certo, e poi cedo la parola ai colleghi, c'erano almeno 6-7 squadre superiori sulla carta al Pescara, ecco perché dicevo solo applausi a questa formazione e al suo allenatore. Almeno 6-7 squadre, siamo d'accordo, no? Cioè il Verona magari non era forse la squadra più forte, no, rispetto al Pescara è un'altra storia. Prendi il Palermo, queste squadre, insomma, ma però... alla fine la squadra ha reso molto, perché io per esempio in partenza facevo fatica a vedere in attacco che si potesse arrivare a fare i 50, i 60 gol, certo, che servono, i 60 voglio dire, servono per poter arrivare a giocarsi. Ma per esempio l'anno di Barone e di Oddo, tanto per fare un parallelo. Si vanno sempre, insomma, i gol sono quelli. Noi come attacco abbiamo avuto... Mancuso che è stato straordinario, ma non solo per i gol, perché è anche un ragazzo eccezionale, si impegna come una bestia, allenamento, arriva prima, va via per ultimo, ma abbiamo segnato 29 gol con gli attaccanti. In genere con così pochi gol con gli attaccanti fai fatica ad arrivare nelle prime posizioni, invece poi con gli altri siamo credo arrivati intorno ai 50, adesso non so di preciso, ma credo una cinquantina di gol, non mi sembra 49-50 49-50 gol, e siamo riusciti con tutti gli altri a sopperire a, diciamo, alla mancanza realizzativa in attacco, perché noi come potenza, come dicevi tu, io non dico che eravamo inferiori, però come potenza offensiva, certo, sicuramente avevamo meno. Mancava. Io ti dico una squadra che, non è, che è arrivata settima, credo. Sì. Lo Spezia davanti aveva un parco giocatori pazzesco, perché Okereke, Galabinov, Da Cruz, Bidaoui, Giasi e Pierini, credo che abbiano, avessero un potenziale offensivo eccezionale. Noi siamo arrivati 3 punti avanti. La squadra la fai tu o non la fai tu? Non ho capito ancora. Io sono, rimango con quello stesso ruolo che ho avuto l'anno scorso, sono in società, quindi c'è il direttore sportivo, sarà Bocchetti, quindi insieme al presidente saranno più loro a muoversi nell'indirizzare il mercato. Poi è chiaro che se mi chiedono, e mi chiedono ogni tanto, mi chiedono un parere, come vedi questo, però io onestamente quest'anno, per esempio, avendo fatto questo ruolo che è completamente diverso, non sono andato tanto in giro a vedere giocatori, a vedere squadre. Io credo che per fare questo lavoro bisogna girare tanto. Io prima facevo 100.000, 110.000 chilometri all'anno. Vai a vedere un po' tutto. Scandagliare anche il mercato di Serie C? No, io credo che il mercato da scandagliare è solo la Serie C e qualche cosa di Serie D. Poi puoi attingere alle primavere, ma questi sono indirizzi che ci sono da parte della società. Dire, io ho quell'idea lì, però oggi se uno mi dicesse cosa hai visto in C, io ho visto dei filmati, ma non ho visto da vicino molti giocatori, ho visto poche partite. Perfetto. Quindi credo che il mio ruolo comunque rimane quello. Poi oggi c'è un rapporto buono in società con il presidente, con Bocchetti e cose, per cui se mi chiedono magari un parere, una cosa, è logico che io sono lì, ne parliamo certo, insieme. Quindi non cambia sostanzialmente il tuo ruolo, è quello. Un po' più dentro ci sono. Io resto dell'avviso che Giorgio potrebbe fare benissimo tutte e due le cose, come del resto ha sempre fatto, e stavo facendo proprio oggi una riflessione. Tutti gli allenatori che hanno lavorato a Pescara e che hanno avuto Giorgio a fianco, non ne trovo uno che ha fatto male, perché secondo me è stato molto bravo anche ad affiancare, come gli allenatori a volte sono delle bestie un po' strane, no? Si impuntano su certe cose, cioè c'è stata empatia, hanno bisogno di chi li fa ragionare, però senza far capire che è lui che sta imponendo la sua idea. Ecco, il mio grande rimpianto, ad esempio, se Massimo Oddo avesse avuto Giorgio a fianco l'anno della Serie A, sicuramente nella costruzione della squadra avremmo sbagliato. Quindi è anche un ottimo psicologo, Giorgio, Oscar. Psicologo non lo so, guarda, tutti gli allenatori che sono andati via da Pescara, che abbiano fatto bene o male, che siano andati via in polemiche, sono tutti rimasti legati a Giorgio.
Assolutamente. Ci sarà un motivo? Ci sarà un motivo sicuramente, poi magari ce lo svelerà. Allora, partiamo scusa, da... come psicologo io non ho ancora capito me stesso, pensa a voi gli altri. Cioè, non è una battuta. Partiamo dalla fine, partiamo da Repetto. È evidente che, diciamo, avere nell'area tecnica, quindi che affianca l'allenatore o che può dirimere questioni, per esempio nel precampionato. Io mi ricordo Giorgio in diversi precampionati in cui c'erano problemi con la rosa troppo ampia, con i giocatori scontenti. È importante avere una persona così in società, perché intanto è una persona che è competente. Sì. Di calcio, conosce il calcio, conosce i giocatori e poi è una persona per bene. Io in questo, diciamo, non sono molto oggettivo perché mi reputo un amico di Giorgio, spero che sia così anche per lui, gli voglio anche bene, quindi Giorgio, diciamo, è una di quelle figure in una società che fanno parte della storia della società, è davvero un peccato non utilizzarle. Quindi il ruolo di Giorgio, secondo me, al di là, diciamo, del ruolo formale, perché sappiamo che il presidente del Pescara è un po' come il Berlusconi dei tempi migliori, cioè se avesse le tette farebbe anche la presentatrice, gli piace fare un po' tutte le cose, quindi lo dico in termini ovviamente scherzosi. Per quanto riguarda Pillon, questa mi sembra che l'abbia detto una volta Pierpaolo. Non lo so, però va quindi bene. C'è un copyright. Però... Lo disse Enzo Biagi. Enzo Biagi. Per quanto riguarda Pillon, invece, per quello che mi riguarda, diciamo, voglio fare una premessa che chi mi conosce, chi mi ha seguito allo stadio, sa. A me Pillon non mi piace come allenatore. Quest'anno mi sono annoiato a vedere tutte le partite del Pescara. Le ultime 7-8 mi sono portato un libro addirittura, leggevo in tribuna stampa. Detto questo, che però è un problema soggettivo di Oscar Buonamano, che non gli piace quel tipo di gioco, la stagione di Pillon, se consideriamo l'anno scorso, è da 9,5. Cioè nel senso che ha preso una squadra che evidentemente a lui non piaceva, perché se tu hai una squadra e gli compri 3 esterni che non fai mai giocare, indipendentemente dalla loro qualità, che per me pure c'era, Del Sole, Capone e Antonucci, ed è costretto, secondo me, tra virgolette, a far giocare Mancuso e Marras. Beh, Antonucci però la prima parte del campionato ha sempre giocato. Questa squadra è una squadra che aveva 3 esterni, no, giusto, che è un allenatore che non gioca con gli esterni, probabilmente la squadra non gli piaceva. Quindi io gli do un voto ancora in più, nel senso che in un calcio in cui conta solo il risultato, essere arrivati a un passo della finale con un errore clamoroso, diciamo, di quel rigore che mi ricorda un po' anche l'ultima partita di campionato del Verona con il Foggia, con un rigore simile, perché altrimenti sarebbe stato fuori dai play-off proprio il Verona. Quindi la stagione di Pillon non è che positiva, di più con questa squadra, dal mio punto di vista, di più non poteva fare, ha raggiunto un obiettivo importante. L'anno scorso ha tolto le castagne dal fuoco alla società, che con un errore precedente, avendo messo una persona che si è dimostrata incapace sulla panchina, lo dicono i numeri, è riuscita a mettere in piedi... Incapace, fatto zero punti. Vabbè, che è andata male. Ma mica la persona in senso lato. No, è stata un'esperienza sfortunata. Strano, però lui di Zeman non ha mai parlato. Quindi, da questo punto di vista, la stagione di Pillone sono dispiaciute. È la prima volta che dico una cosa, diciamo, che... tra virgolette, che non difende il presidente, nel senso che secondo me io credo che abbia operato bene in questa società. Sono rimasto un po' sorpreso, e quindi la prima volta che lo incontrerò glielo chiederò anche personalmente, di come è stato trattato Pillon. Cioè, nel senso che Pillon è stato per tutti i giorni d'andata, secondo, terzo, cioè quasi sulla promozione diretta. Nel girone di ritorno è stato sempre nella posizione di playoff. Averlo trattato in quel modo pubblicamente, cioè mettendo in discussione le scelte tecniche, dicendo di cambi, sono cose che non si fanno e che il presidente Sebastiani non ha mai fatto. Perché io mi ricordo che Oddo, con tutte quelle sconfitte, non è mai stato messo in discussione. Cioè, Baroni fu messo fuori l'ultima giornata, ma tutta la piazza lo voleva fuori prima. Quindi sono rimasto molto sorpreso dall'atteggiamento di Sebastiani, soprattutto rispetto ai risultati, non da un punto di vista umano, perché ci può essere empatia, simpatia. E quindi questa è una critica che faccio a Sebastiani quest'anno, ed è la prima volta che la faccio, perché secondo me, se anche lui riflette su questo, probabilmente Pillon forse non... cioè quelle osservazioni gli andavano fatte in camera caritatis. Per il resto però... è lo stesso tipo di domande che abbiamo fatto noi in settimana proprio. Secondo me lo stesso Pillon non può che avere un voto ottimo insieme a Fiorillo e Mancuso quest'anno, che sono assolutamente i tre personaggi che hanno reso questa squadra importante. Walter, a te. Per chiudere questo primo giro. Ma io sarò sintetico, dice di Giorgio parlano tutti bene. Direi che in società uno che ci capisce non ci sta male, no?
e abbiamo finito il discorso Giorgio. Niente mai, come sintesi mi sei piaciuto molto. È una sintesi quasi zemaniana. Cioè, proprio adesso abbandona lo studio per Paolo. Vabbè, ma è così, in tre parole ha reso l'idea. Prego. Pillon, io l'ho salutato prima che iniziasse i playoff e gli ho detto quello che ho sempre pensato. Ho detto, mister, al netto di qualche cosa, ma visto che non eravamo sposati, non è sorprendente che su qualcosa non andavamo d'accordo. E dico, complimenti che ha fatto un grande lavoro. Dopodiché la gratitudine non è di questo mondo e certe volte, certi rapporti è meglio interromperli nella curva superiore che aspettare che il pretesto o che cominci a logorarsi troppo. Sotto questo profilo, io credo che al netto delle esternazioni del Presidente, alcune delle quali inopportune, altre forse non sbagliate, ma sbagliate nei tempi, certo. Al netto di tutto ciò era comunque un rapporto che si era consumato, che non aveva molte chance di durare a lungo, e allora meglio così. Quanto al risultato finale dei playoff, ci ha messo fuori una delle due o tre squadre che durante il campionato hanno preso 3 dei 4 punti al Pescara, sì. E ha fatto la finale con l'unica, se non sbaglio, che ha preso al Pescara 6 punti, sì, su 6. È vero. Quindi certo. Adesso, al netto di tutto il bene che abbiamo detto del campionato del Pescara, le due finaliste sono due squadre che in campionato ce le hanno suonate dentro e fuori. I numeri sono questi. La storia che cosa la fa? La classifica, certo, i numeri, no? Assolutamente. Allora, ci dobbiamo fermare, dobbiamo essere rispettosi oggi dei tempi, scusami, anche se è l'ultima puntata, anzi soprattutto perché l'ultima puntata dobbiamo essere ligi ai tempi, è vero Roberto? Roberto Chetti, che naturalmente salutiamo tutti quanti, Roberto che è dietro la telecamera, operatore preziosissimo, al pari del nostro regista Dino D'Angelo, a cui cediamo la linea. Restate con noi. Eccoci qui, allora 21:23 in diretta da studio con Pierpaolo Marchetti, Giorgio Repetto, Oscar Bonamano, Walter Nerone. Prima parlavi del Foggia come una delle squadre che insomma ha deluso le aspettative per l'organico che aveva soprattutto davanti, ma anche in difesa, presumo, perché hai pensato subito a Kragl, quindi sì. Ti sei convinto? Sì, assolutamente. Eh? Adesso sì, all'ultimo... L'ultima puntata lo possiamo dire. No, per dire. Carità. No, prego, invece volevo approfittare della presenza di Giorgio perché... Cioè, ripartiamo dalle cose elementari. Io veramente un po' l'età, un po' un falco, un'aquila, non sono mai stato in intelligenza. Ma perché non è stato confermato Pillone? Perché lui alla fine dell'ultima partita si è presentato e ha detto io la mia esperienza finisce qui. No. Il Presidente ha parlato, ma il motivo per cui Pillone non è stato confermato? No, è Pillone che non si è confermato in questo caso. Al di là delle scelte che avrebbe fatto il Presidente, ma a me Pillone molto tempo prima... aveva proprio detto che per esigenze di famiglia doveva stare vicino a casa. Se fosse mandato in Serie A, chiedeva alla famiglia un ulteriore sacrificio, perché gli è nata una nipotina e lui praticamente... è stato bellissimo questo, perché non ha visto nascere la nipotina, non ha visto sposarsi la figlia, perché si era sempre impegnato col calcio, quindi tutti i vari eventi della sua famiglia lui non era mai presente. Ha 63 anni, la moglie era sola su e via con questa bambina che gli è nata quest'inverno, e quindi mi diceva io... Quindi aveva già deciso lui? No, ha deciso lui, poi è chiaro che magari lo spinge, lo comincia, c'era anche la storia che aveva un diritto di prelazione del Pescara, sì, entro febbraio. Mi pare che tutte queste spinte non ci siano non state. Non ne abbiamo mai parlato. Non c'è stata questa folla. Ti devo dire la verità, che lui non mi ha mai chiesto nulla, dire ma che fanno, che vuol fare il Pescara, devo tenere. Non me l'ha mai chiesto. Pazzesco, noi siamo stati a cena. È una rarità questa. Una, due volte a settimana con lui, e lui, oltre a tutto il tempo che stavamo al campo, non me l'ha mai chiesto. Però, devo dire che se lui ha sentito come ha sentito... Ma sì, molti
l'intervista del presidente a fine partita, non aveva bisogno di chiederselo che cosa faccia. Ma no, dopo, vabbè, dai. Quelle del presidente, onestamente, è successo dopo, certo, il Palermo, eravamo, cos'era, non so, decima, dodicesima partita, se non è, prima non era. No, aspetta. No, prima. Palermo, giro di ritorno. Giro di ritorno, sì, sì. Dico cos'è, la dodicesima giro di ritorno. Ah, di ritorno. A proposito, Giorgio, ma vi siete confrontati su Zauri, visto che la scelta praticamente è scontata? Allora, il discorso è che cioè, viene... quello... Cioè, l'ultima volta che Sebastiano ha detto scelgono i direttori, hanno portato Giampaolo e è arrivato Baroni. Quindi, sì. No. Non vorrei che... No. È stata la fortuna di Giampaolo, tra l'altro. No. Allora, questo è carino. Però il discorso è che cercava un allenatore giovane, certo, giovane, perché... credo che la proprietà sia, il presidente preferisce uno, un certo, gruppo interlocutore, o forse si sente più giovane, non so, Pillon è il tipo che non ti telefona, non ti chiama, non è il tipo che se lo chiami si muove, risponde, viene, si muove. Gli dice, è rispettoso del suo ruolo. Lui fa il suo ruolo, lui mi dice sono stato ad Alcatraz un anno e mezzo, perché è stato in albergo un anno e mezzo, se non veniva a cena non si muoveva. Cioè qua ha ritrovato qualche suo ex amico alla Juventus, tipo Miani, così, sì, ho visto ogni tanto Miani, ma se no rimaneva sempre in albergo. E nell'indirizzarsi verso un giovane che... voglio dire, onestamente, se devi prenderlo e non lo conosci, chiaro, almeno Zauri lo conosciamo, certo, voglio dire, è stato qui come giocatore, è stato qui come collaboratore di Oddo, è stato allenatore della primavera quest'anno, andiamo su una persona che sia come tecnico, per quello che può valere il settore giovanile o quando fai il collaboratore, chiaro, di un allenatore in prima, però sappiamo chi è stato qui anche come giocatore. Se andiamo a prendere uno giovane che non conosciamo, io, quello che diceva Oscar prima, allora, l'anno scorso non è il problema di Epifani. Epifani, io gliel'ho detto tante volte, non doveva accettare, per me non doveva accettare di entrare in quel momento, perché era una situazione molto difficile, perché c'era Zeman, non è che entravi dopo uno sconosciuto, certo, entravi dopo Zeman, voglio dire, quindi... Però non era facile, non accettare. No, non era facile non accettare, però io penso che data in estate avrebbe avuto un senso diverso. No? Questo sì. Dopo Epifani, lì c'è stato l'unico momento un po' più difficile, perché l'indirizzo era Brocchi Onesta. Brocchi aveva fatto, secondo me, poco, e Nesta veniva quest'anno allenato, ma fino allora non aveva allenato mai, stava a Miami e via dicendo, quindi per me, io devo dire la vera, lo sai che non sono capace, sono capace di dire bugie se mi servono, ma non sono capace in televisione di dire bugie. Cioè lì ti sei imposto? No, imposto, se per me ci voleva uno esperto, uno che avesse avuto già delle situazioni simili. Lui era entrato in corsa a Reggio Calabria, aveva fatto benissimo, è entrato in corsa a Ascoli, come? Benissimo. La carriera parla chiaramente. Ad Alessandria, portandole alla finale. Cioè, io devo dire la verità, ho telefonato a lui e ho telefonato a Ivo Iacone. Sì, sì. E basta, non è che ho chiamato altri. Pillon lo conoscevo perché l'avevo, l'anno di Giampaolo l'avevo fatto venire anche lui qui a parlare in società. Dopo Carpi. Collaborando per 18 anni col Chievo, ho anche seguito, senza conoscerlo allora, le sue cose. Per lui era arrivato quarto col Chievo in Serie A, voglio dire, non è che era arrivato... Come no? Cioè, ora, sul fatto del gioco, io credo che molto spesso ci vogliono anche le persone giuste per fare un determinato gioco. E se tu vedevi Treviso di Pellon, era una squadra che giocava quasi... un 4-2-4. Sì, quando c'era Barreto. Ma ricordo, Barreto l'ha fatto esordire lui a 17 anni. No, lui e Reginaldo li ha fatto, come li ha visti. Barreto e i giovani piacciono, se sono forti mi piacciono. Certo. Cioè, Barreto e Reginaldo l'ha fatto giocare erano a 17 giovani, anni, ma... cioè, te voglio dire. Assolutamente il suo Ascoli aveva Sommese e Fini, cioè due esterni d'attacco. Fini? Sì, Fini, ma due esterni d'attacco, non due esterni a tutto caso, due esterni d'attacco. Quindi, poi... qui ha fatto un tipo di calcio particolare, come ti dicevo prima, le molte diciamo, possibilità di cambiare in attacco, lui non è che le avesse tanto, perché come punte, non come esterni, io parlo come punte effettive, perché noi siamo partiti con Cocco e con Mancuso, esterno, addirittura in panchina a Cremona, se ti ricordi, è entrato. Segnò poi all'ultimo giocavano minuto. Giocavano Marras e Antonucci. Sì, su cross di Balzano. Poi
piano piano è arrivata a giocare centravanti Mancuso, sono entrati due esterni come Marras e Antonucci che hanno moltissimo come aiuto alla squadra, come certo. corsa, come cose, diciamo che sono quasi degli esterni, a mio parere, da 4-4-2, bravo, nel senso che fanno bravo. Tutta la fascia, però poi le due punte avevamo solo Monachello in quel momento, certo. cioè lui e Monachello, quindi io credo che non era molto facile cambiare sistemi, abbiamo fatto un periodo trequartista, l'ha messo Marras perché lo faceva anche braccare un po' sì, sul regista avversario, sì. cioè qualcosina si è inventato. Vabbè. L'unica cosa vera veramente è che il presidente aveva trovato Mancini a gennaio, ecco. questo è verissimo, perché io ero lì e mi ha chiesto anche che ne pensi, dico no, Mancini, chiedo un po' a Scognamiglio che ci aveva giocato sì. insieme, dice, dieci partite alla fine l'anno scorso è stato devastante, anche contro il Pescara giocò una grande partita. Ed è vero che Mancini dopo ha detto non venga a Pescara perché giocano con la punta sola e gioca Mancuso che aveva fatto allora 12 gol. Venivamo ad aver vinto un po' quello che è accaduto con Tuminello. Certo, sì. Mancini secondo me è altra storia. Per comunque... quello che ha fatto Mancini, voglio dire, però è questa è verità. Abbiamo provato con Ciofani che doveva andare a parlare con il presidente che poi l'ha confermato, ho parlato di Tuminello che poi ha preferito andare là, Mancini ha preferito andare a Cittadella, Melchiori alzate telefono, però lì non si poteva ha fare. Chiesto 3 milioni e mezzo e, insomma io voglio dire la domanda del tifoso, si poteva fare anche una forzatura, si prende e basta, poi se la gioca Mancini anche se ma magari... non è venuto, ha rifiutato sì, perché no, c'era questo no, problema Mancini l'ha rifiutato, no, ha rifiutato proprio di venire per il sistema di gioco sì. quello, si faceva lo stesso una forzatura, lo si prendeva lo stesso, si diceva no, dico Mancini non ha accettato. Non ha accettato, e come fai a fare la forzatura se ti dice non vengo? Ho capito, no, però... no, no sì, che non... lui ha detto assolutamente questo... no, ma per il motivo legato al sistema di gioco ha detto guarda che può darsi pure, cioè stiamo provando a passare a due punti certo, tutto, però lui questo... ha detto io vado a Cittadella, giocano 4-3-1-2 certo, io me la gioco, è chiaro che me la gioco di più, forse anche la SPAL può darsi che abbia spinto per mandarlo dove giocava assolutamente. Era più sicuro Mancini, valore aggiunto del Cittadella, 15 gol da gennaio, certo. playoff comprese, insomma una grande anche stagione. Anche l'anno scorso a Cesena è stato fondamentale. 8 gol, 8 gol l'anno scorso, classe 96 ancora giovane, insomma. Allora facciamo così, 21:33, c'è un parere autorevole, l'abbiamo raccolto oggi perché abbiamo parlato anche di Sarri, visto che Sarri insomma ha cominciato la carriera importante a Pescara nel 2005-2006, il direttore sportivo di quel Pescara era Andrea Iaconi, lo abbiamo intervistato proprio intanto questa parte di intervista sul campionato del Pescara, un minuto e mezzo, sentiamo. Ma guarda, io a volte sento anche le vostre trasmissioni, secondo me... E cambi canale. A Pescara dovrei. Bellissimo. Però non è come dicevate all'inizio, o forse come diceva qualcuno in società, che doveva lottare per la salvezza. Il Pescara, loro hanno costruito, secondo il mio punto di vista, una buona squadra. Ma non eccelsa, ma una buona squadra, come ce ne sono tanti, in Serie B. Certo, il Verona ha l'organico migliore, il Benevento ha di numero e di, anche un po' di qualità, però il Pescara si è durante il campionato si è evoluto, è migliorato, quindi attraverso magari il lavoro è migliorato e è diventato come gli altri, se non meglio a volte, in periodi di campionato è stato anche meglio del Verona, del Benevento e di altre squadre. Io quando è arrivata la semifinale, io ero convinto che il Pescara ce la potesse fare, poi stanno i dettagli che ti portano a cambiare il risultato. Hanno fatto la differenza. Sì, però il Pescara... per esempio si è parlato tanto, Andrea scusa se ti interrompo, della sostituzione, l'ingresso di Campagnaro in luogo di Sottili. Ma sì, ma queste sono tutte le cose che fai perché hai preso gol. Se facevi gol l'allenatore era bravo, ma io non ho mai valutato gli allenatori per queste piccole cose, che poi possono essere anche grandi cose perché vinci la partita e quindi il Pescara è stato penalizzato da questa sostituzione. Ma puoi parlare quando vuoi, ma devi analizzare la situazione sulle 38 partite. E cosa vuoi dire al Pescara? Il Pescara ha fatto un grandissimo campionato, secondo me. Non era scarsa, come dicevano, era una buona squadra che ha fatto un ottimo campionato.
Quindi secondo me tanto di cappello a chi ha lavorato sia in società che sul campo. La sintesi perfetta, Walter. Quello pare, sfondo no? rosso cardinalizio. No, il grande vecchio ha detto la sua. Questo prima o poi lo chiameranno a qualche corpo diplomatico. Ma Vabbè, mi pare ineccepibile. No, vabbè, ha detto in poche parole quello che cerchiamo di dire, non dico tutti, ma molti. Da mesi che cerchiamo di dire. Io per la prima volta quella partita... Ho rivisto il rigore, mi sono rifiutato di vedere perché stavo incazzato, deluso proprio. Cioè, hai qualche dubbio? Io la prima volta. No, l'unica cosa che mi fa rabbia è che Campagnaro, quello là, non tira. Nel senso che arriva a tirare. Sì. Cioè, se non c'è la trattenuta, di Scognamiglio, ci arriva Campagnaro tranquillamente. Non so se possiamo rivedere l'azione. Che avevamo Fiorillo, che onestamente ultimamente per fargli gol gli devi sparare. È vero, ha parato tutto. Campionato Fiorillo è una cosa. Cioè, quindi io penso che lì, tra Campagnaro e Fiorillo, quello lì il gol. Più bravo in questa Serie B tra i portieri, tra Paleari e Fiorillo, perché tanto sono stati due migliori. Anche Silvestri del Verona, niente male. Ma Silvestri mi piace di meno. Io di portieri non capisco quasi niente. Però ho avuto Fiorillo e devo dire che ha fatto campionato strepitoso. Il miglior campionato da quando è a Pescara. Secondo me il migliore portiere della Serie B è insieme alla parte finale di Leali, che a Foggia ha tolto le castagne da poco sempre, e non si spiega, ovviamente non giocava a Perugia perché si è rilanciato. Il Perugia c'ha un grandissimo portiere, Gabriel, però insomma quest'anno ha fatto un grandissimo campionato anche Gabriel, mica comunque tanto. È un grande portiere, cioè fare il secondo a Gabriel ci sta, certo. Però Fiorillo sicuramente insieme a Mancuso per il rendimento è il giocatore importante su quale Pescara può e deve ricostruire la squadra per l'anno prossimo. Avere un portiere che pare importante, l'uomo più zemaniano di Pescara, sì, credo, no? Forse per eccellenza, uno di più, l'unico più zemaniano di Zeman. Però ti dico, per esempio, entra Campagnaro, sì. Stai, tu devi fare 0-0 o vincere. Sì. Appena entra Campagnaro abbiamo la palla gol più grossa della partita, Mancuso. Il tiro di Mancuso al volo. E lì è grande parata di Silvestri. Vengono giù loro e prendiamo il gol, no? Giusto? Mi pare super giusto. Sì, 2-3 minuti. Siccome c'è lui, e per quello io dico, quando un allenatore cerca di tenere il risultato, perché alla fine alla squadra gli hai solo detto, state lì, che dobbiamo far passare 18 minuti, 17-18 minuti, che loro... gli diamo i cross dalla tre quarti, perché io credo che l'intendimento dell'allenatore è quello, in contropiede puoi sempre fare qualcosina. L'anno prima che avevamo Zeman, giusto? Quante volte? 3-0, 3-3. Sì. 2-0, 2-2. Soprattutto all'inizio. Dici, allora, all'inizio. Allora, vogliamo dire che è giusto che ci siano un po' più di misura, benissimo, però non è che tu dici io voglio vedere giocare. Vuoi vedere giocare, rischi di vincere, ma rischi anche di perdere, è normale. Se alzi il baricentro. Io credo che in quel momento, dopo aver fatto una bellissima partita a Verona, perché abbiamo giocato veramente molto bene, una bella partita di calcio, bella anche proprio come partita, perché loro anche hanno avuto l'occasione, noi l'abbiamo avuta, è stata una partita molto aperta, molto dove aveva interesse il Verona ad allungare il campo, perché avendo delle qualità... Per avere gli spazi per... Secondo me lo 0-0 è stato devastante dal punto di vista mentale. Con tecnici forti, io la vedo così, che il gioco si allunghi un po', no? È normale. Più stai stretto, è anche il giocatore importante, magari... Vabbè, comunque questo è un discorso diverso. È venuta questa sostituzione, si può discutere sul giocatore che deve uscire? Si può discutere su tante altre cose? Poi c'è anche la fatalità. Io ora ho rivisto per la prima volta il rigore... Mi ha fatto impazzire per vedere che io pensavo che non ci fosse Campagnaro. Sì, no, invece c'è. Invece no, è Scognamiglio che però non lo so, non ci fosse. Io ho qualche dubbio. Io sinceramente ho qualche dubbio che ce l'avrebbe fatta Campagnaro. Lì. Però guarda, se adesso lo rivediamo. Pescara Verona, la semifinale di ritorno. No? Tra poco ce la fa vedere il nostro Dino Danci. Scivolata. Non lo so, però comunque. Per la qualità che ha. Diciamo che i dettagli hanno fatto la differenza, questo un po' sostanzialmente siamo d'accordo, insomma, ormai. Noi abbiamo sì giocato. Però posso dire, perché non sono ancora, non c'entra Zeman, perché tra l'altro ti voglio comunicare ufficialmente, diciamo, che il mio tifo si è orientato su un altro allenatore. Povero De Zerbi. Povero De Zerbi. Questa è una notizia ferale per una notizia ferale per Pierpaolo Marchese. Ciao Massimo, sono Nicola.
Salve Nicola, ti chiedo brevità. Sì, infatti io faccio veloce dicendo, mi faccio una figura che ha scritto il bravo Pierpaolo, che la bella fauna meritava un finale diverso, l'ha scritto lunedì, però a volte il finale lieto fine bisogna avere il coraggio di guadagnarselo. Ecco, la sintesi dello sportivo tifoso, forse non si è riusciti al massimo ad avere il massimo o il meglio col cuore, si dovrà andare oltre l'ostacolo. Però chiedo, approfittando della presenza di Giorgio, io sono d'accordo su quello che dice che la società, ma veramente voleva la società andare in Serie A, perché a parte i nomi che ha detto, impossibile, però in giro c'era Caracciolo, Granoce, Cacia, poi c'è quell'altro, come si chiama? Mi sfugge il nome, Evacuo, tutta gente che non sarebbe costata tantissimo da affrancare a Mancuso, perché il Brescia con Torregrossa e Donnarumma e il Lecce con la Mantia e Mancuso hanno fatto delle coppie gol eccezionali, per cui a Mancuso andava affiancato almeno Monachello o Capone, perché in queste condizioni purtroppo quello che è mancato sono stata una doppia punta che ci avrebbe permesso. Quindi poteva essere utile anche il mercato di Serie C, in sintesi, insomma. Io ho fatto dei nomi, Caracciolo, Evacuo, Cacia o Castaldo, Granoce, tutta gente che non sarebbe costato tantissimo. Perfetto. È andato via? Sì, è caduta la linea. Ringraziamo Nicola, che comunque è stato sempre, come sempre, chiaro. Tutti i nomi precisi, io credo che uno di quei nomi poteva essere interessante d'estate. Tipo? Uno di questi. No, cioè in generale. Io Granoce lo conosco bene. Insomma, ecco, Nenè. Certo. Nenè, bravo. Perché aveva fatto anche un buon campionato a Bari. Sì. Caracciolo non sarebbe venuto perché ha rifiutato, ha accettato solo il Feralpi Salò, perché lui vuole stare là, là a Brescia. Ma quello che dice lui ci sta. Castaldo non si sposta dalla campagna. Certo. Si poteva fare però in estate qualcosa. No, si poteva fare, come dice lui, anche a gennaio. Poi, voglio dire, siamo andati su giocatori che in quel momento, lui ha ragione, nel senso che si può andare anche in G. L'ho appena detto io che per me, io quando ho preso Melchiorri giocava in D l'anno che lo volevo portare. Con la Maceratese, quindi aveva già 27-28 anni, non è che era un ragazzino. Io ci credo a quelle cose che dice lui. Granoce ha fatto gol sempre, Cacia ha fatto gol sempre. Io penso che quelli che fanno gol, dove sta la porta, non se lo dimenticano. Cioè, ci mancherebbe. Certo. A prescindere dalla categoria. No, voglio dire, in quel momento ci abbiamo pensato. Io avevo un'altra idea, ma non so se era praticabile. Budimir. Chi? Ante Budimir. Budimir, sì, era il primo nome che io gli avevo fatto. Ah, ecco, vedi, allora qualcosa. No, a noi serviva un giocatore. Tra l'altro era in rotta con la società. Sì, però l'avevano, poi l'hanno venduto all'estero. Ma voglio dire, quelli lì, diciamo Budimir, lo stesso Caracciolo, no, come si chiama? Avevi pensato alla Mantia, però. No, la Mantia l'estate. Io dico l'estate. Anche a gennaio, anche Ciofani, Melchiorri. Adesso quello del Ceravolo, il Parma ha detto: se troviamo una punta per noi, Ceravolo lo muoviamo. Poi la punta non l'hanno presa e si sono tenuti Ceravolo. Voglio dire, Ciofani dichiarato incedibile dal presidente Stirpe. Sì, perché lui ha detto: io domani vado a parlare con Stirpe. Chiaro. Se ho avrò le stesse possibilità degli altri, invece, chiaro, non che l'allenatore mi mette da parte, io rimango a Frosinone. Se invece mi devono tenere così come terzo, quarto, quinto attaccante senza possibilità, io me ne vengo volentieri. Ma era già il 30 di gennaio. Sono d'accordo, invece un esterno invece con gol, visto che gli esterni hanno fatto pochi gol, no? Uno Sottil, due del Sole che non ha mai giocato dal primo minuto. Ci avete mai pensato a gennaio a prendere un esterno con gol? Io onestamente, che ti devo? L'esterno col gol doveva essere Mancuso. Se avevi uno che è arrivato sul dì, se trovavi una punta forte, forse facevi Mancuso come esterno d'attacco. No, io per quanto riguarda i giovani, dico io il Sottile e il Bettella, che sono bravissimi, noi li avrei presi in estate, cioè gennaio più difficile. Sto ragazzo alla mia sinistra, io ho una convinzione da sempre: quale? Che per me il 4-3-3, che non è una cosa che mi piace da morire. Perché io l'ho visto fare da Galeone in un certo modo, con due ali, soprattutto in contropiede, più in contropiede. Però il vero 4-3 che ho visto solo, cioè quello che ti fa impazzire è quello di Zeman, voglio dire. No? Allora, il problema è avere i giocatori, avere la qualità
perché ci vuole anche tanta qualità, perché i sistemi di gioco sono un po' buoni tutti, ma tu puoi provare 50 cose, certo, ma se dopo questo sbaglia lo stop, sono d'accordo, e sbaglia il passaggio, sbaglia, cioè, tu puoi fare tutto quello che cazzo vuoi, ma è sempre la qualità che determina, ma è logico, normale, quindi insomma, io credo è un gioco che fa in un modo spregiudicatissimo, no? Perché poi rimangono solo i due centrali, sì, con qualche volta il metodista lì, quindi può prendere delle imbarcate, l'hanno anche, diciamo, un po' capito gli avversari, certo, quello che vuoi, però il tipo di gioco è quello con le catene, terzino destro, mezzala destra, va dentro, la sovrapposizione e via dicendo, non è facilissimo, cioè farlo bene è difficile, qualcuno ci ha provato e qualcosina di discreto ha fatto, a livelli grossi no. Io vedo che adesso le squadre che hanno vinto e che hanno giocato anche un buon calcio, per me rimane la migliore in assoluto in due anni, l'Empoli di B e l'Empoli di A, sì, cioè nessuno giocava a calcio bene così, sì, con le due punte, il trequartista, i movimenti, certo, dei terzini, lo stesso, anche se non è un 4-3-3, ma molto offensiva, squadre che segnano, però voglio dire, Andrea Zoli ha fatto un gran lavoro, fatto un grandissimo, non l'aveva mai fatto in vita sua prima, certo, l'Empoli dell'anno scorso era bellissimo, assolutamente, in Serie B, assolutamente, certo, bello. Ma anche quest'anno, però non è quest'anno stato ha vinto il Lecce con le due punte, sì, il Brescia con le due punte. Quando ha giocato bene il Palermo, ha giocato che le due punte, sì, tra i Koski, il più bravo. Questa cosa dicasi il Cittadella. Tra i Koski, il più bravo dei tre quartisti, sì, in assoluto. Sì. Il Cittadella. Un po' discontinuo, semmai. Ma carezza. Grande, sì, sì, carezza, sì, sono d'accordo con te. E la, noi esteti del calcio. Cioè. Come si chiama? Il Cittadella. Lo stesso Ascoli che ha buttato via una situazione che era diventata buona, perché stava vincendo 2-0 a Spezia, ha perso, stava vincendo 2-0 a Cittadella. Beh, un giocatore come Ninkovic. Ha fatto 2-2, quindi loro, quando Ninkovic era un po' particolare da marcare, da prendere, hanno fatto la doppia, doppio trequartista. Quindi hai citato anche l'Ascoli, cioè Ninkovic, però, no, dico Ninkovic, Ardemagni, certo, Rossetti, Ciciretti, no, fatto, no, più, no, giusto per fare un altro parallelo con quello quando che giocavamo noi a Pescara con la Padula, Caprari, Benari, sì, e cose, loro hanno fatto Ninkovic, Ciciretti e Ardemagni. Giorgio, quest'anno però è vero quello che dici, che hanno giocato così, però il livello proprio qualitativo di tutta la Serie B è stato molto basso. Se togli la qualità superiore dei giocatori del Brescia, soprattutto del centrocampo del Brescia, che anche in una parte importante del campionato è stata molto aiutata, e sembrava la Juventus hanno, della Serie B, rigori molto generosi, sì, sì, però se tu togli il Brescia, le altre squadre, il campionato è stato molto mediocre, tant'è che Brescia e Lecce, Pierpaolo che dice una squadra di processo, sì, il Foggia aveva una grande squadra, cioè erano tutte molto livellate, cioè, ma però il Lecce ha giocato un grande calcio, sì, però sai, Lecce ha giocato un grande calcio, ha giocato a pallone, il Lecce ha cominciato ad andare tutto bene, si sono anche un po', cioè annate un po', ma lì si è vista, secondo me si è vista la mano di Liverani, che c'era da due anni la squadra, cioè, il Lecce è stata proprio la, secondo me, la dimostrazione plastica di un lavoro che cresce, e che il Lecce dalla prima giornata all'ultima è stato un crescendo, ha migliorato i meccanismi, c'è stato lavoro, la copertura. Sì, giocatori che sono cresciuti tantissimo. È stato un bel lavoro dell'allenatore, un buonissimo lavoro del direttore sportivo Meluso, perché hanno fatto una squadra inizialmente fisica, sì, perché erano tutti 1,88 m, 1,90 m, sì, giocavano molto su questa palla alta e lenta, perché ti mettono in difficoltà, perché sai, ti devi arrampicare, certo, per prendere la palla. Beh, sulla palla tesa, tu tra la Mantia, Tabanelli, Lucioni, insomma, sono tutti più, no, ne ha più metà campo, vabbè, questo, Taxidis è 1,87, no, sono tutti grossi, quindi quelle palle lente alte tu non riesci a contrastare, la palla tesa tu puoi contrastare di un colpetto, ma sulla palla lenta quello lì arriva, cioè, sarebbe servito, per esempio, come lui, contraltare sarebbe servito un Marchetti, cioè proprio per cercare di opporsi a livello fisico. A livello fisico, per Paolo. No, oramai abbiamo preso una deriva. Una deriva clamorosa. Allora, 22:54, forse ci dobbiamo fermare per la pubblicità. No, c'è una telefonata, pronto Rete 8 Sport. Chiediamo scusa per l'attesa, Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Sono Carlo. Ciao Carlo. Senti, la panchina 58 da 5 a Pillon, perché veramente ci ha un po' annoiato sotto l'aspetto tattico, ci ha un po' svilito anche sotto la tenuta atletica della squadra, e ci ha poi snervato
con la sua limitata lettura della partita, proprio non riesce a leggere, Sottile, ma rendiamoci conto, tu togli Sottile, ha detto bene quel signore lì, non doveva essere tolto Sottile, per quale motivo? L'anno scorso, poi torniamo un attimo indietro, l'anno scorso ci siamo salvati con, mi sembra, 37 punti? Ma no, qualcosa in più. Più o meno? Mi pare qualcosa in più, adesso non ricordo, però... Vabbè, qui il presidente vuole alzare l'antenna e non confermarlo. Quindi a Sebastiani diamo 6 e più, alla squadra diamo 6 e mezzo, a Pillon diamo 5. Tanti auguri a tutti e comunque forza Pescara. Ciao Nicola. grazie Carlo. Chi è Nicola? Quello di prima, sì. Si salutano via telefono. Bella sta cosa. 21:56, non so se c'è un'altra telefonata, altrimenti andiamo in pubblicità, però possiamo leggere qualche post, perché prima passavano, mi dispiace non leggere almeno una decina questa sera, visto che è l'ultima puntata. Giovanni Mammarella, buonasera a tutti, ma come si fa a dare un rigore del genere? A mio avviso non c'era, perché Scognamiglio lo sfiora solo come ha fatto l'arbitro a vedere che era rigore senza consultare il VAR, e poi da una distanza... considerevole, consultato prima di che battessero il rigore, il VAR ha dato l'ok. Sì, mi pare di sì. Però è, quello che, è quello che gli istruiti chiamano, certo, silent check. Sì, ah, bravo, esatto, silent check, hai ragione. Ma è più allenatori catenacciari, abbiamo perso una grande occasione quest'anno, lo scrive sì, Gualberto sì. Panella, poi Paride di Pretoro, amico di Pierpaolo Marchetti, buonasera, vorrei porre in primo piano che le cose si fanno col cuore e con l'anima, il signor Repetto incarna il senso compiuto del concetto che dovrebbe essere presente sempre in una squadra che vuole fare bene al di là del vil denaro. Dunque vi chiedo se nel campionato che verrà il nucleo sarà lo stesso, Balzano, Ciofani, Scognamiglio, Del Grosso, Brugman, Macin no perché è del Parma, con nuovi attaccanti da poter avere certezze o si cambierà molto? Grazie. Questa comunque è una domanda interessante al di là di Macin. Il nucleo resterà tale, insomma. I giocatori sotto contratto sono un po' più di quelli lì, se non è certo, 13-14, certo. Poi è chiaro che c'è il mercato, se c'è qualche richiesta, credo per uno o due giocatori, perché gli altri normalmente avendo più di 31-32 anni insomma, avranno qualche, sicuramente saranno meno richiesti, ma Brugman valutazione 2 milioni e mezzo di euro insomma dovrebbe partire, dovrebbe, dico sempre, sì, condizionare, no, so, quanto meglio rigore. È un giocatore a mio parere che sprecato, merita certo, di farlo, perché ne ho visti tanti, insomma io credo che lui possa giocare tranquillamente in Serie A come ci potevano magari giocare qualche anno fa anche altri giocatori che abbiamo, voglio certo, dire. Però il nucleo è questo, davanti la squadra va rifatta completamente. Sì. Ci vogliono almeno 3 esterni, un paio di punte centrali. A proposito, Bellini dovrebbe rimanere, nel senso partirà in ritiro. Sinceramente, fino adesso non ne avete parlato. No, ne abbiamo parlato. Comunque, 3 esterni, 2 punte centrali, una mezzala e un terzino sinistro. Ci manca un mese e mezzo. No, però più o meno. Però più o meno ci siamo, no? 3 esterni, 2 punte centrali, una mezzala e un terzino sinistro. No, vorrei solo una risposta. La risposta sì o no? Playoff di nuovo. No, no, siete poi... sicuri che è finito il campionato? No, vabbè, dai. Siete non esageriamo. Ma penso al massimo va a 22. Io penso di sì. Che può succedere che si rifà tutto. C'è ancora, no, no, che si no, possa, c'è ancora un ipotetico tardi. Sì, vabbè. Che il tardi dell'11 non farà altro che motivare quello che ha già detto nella prima sentenza, cioè che i play-out, che e I questo play-out, è l'altro elemento, ma che, c'è il Palermo ancora che deve esaurire il suo percorso. Io penso che la cosa più vincolante sia quello che ha già detto il TAR sul ricorso del Foggia e del Comune del Foggia, che ha detto che era illegittimo quello che ha fatto la Lega di Serie B, e lì l'altro, ecco, mi sono dimenticato, l'altro elemento che secondo me, in cui penso che il presidente Sebastiani non avrebbe dovuto votare a favore, perché lì c'erano 4-5 presidenti di squadre di Serie B. Erano interessati. No, ma a parte quello, ma il TAR l'ha detto in maniera chiara che quello era illegittimo, e lì secondo me ha sbagliato anche Gabriele Gravina, che doveva, dal mio punto di vista, commissariare la Lega di Serie B, perché quello che hanno fatto non si fa. Tra l'altro aveva anticipato la decisione, la classifica in alto e non l'avevano in basso. Tra l'altro aveva anticipato questa decisione Flavia Tortorella in un'intervista che ma quella è una cosa che è una due settimane fa, all'indomani di quella quella è una macchia che la Lega della Serie B non si toglierà mai, secondo su me. Questo
questo è poco ma sicuro. Insomma. Dopodiché è stata fatta una forzatura. Forzatura è un complimento. È stato rigettato il ricorso del TAR del Venezia, va bene. L'importante è che si facciano i play-out, chiunque li faccia, perché non puoi cambiare le regole. Il ricorso per dire che i ragazzi stanno al mare, tra l'altro il campionato finisce. Ma non esiste. La stagione finisce il 30 giugno. Quello che dici tu è possibile, nel senso che l'altra ipotesi che vedo io, Giorgio, è che facciano la Serie B a 22 per evitare anche rimborsi milionari a chi gli chiederà. Il Palermo e il Foggia, per esempio, chiederanno rimborsi milionari. E credo anche il Venezia, nel caso dovesse perdere il play-off, Giorgio, il play-out. No, può succedere tutto, poi oggi non mi meraviglierei di niente, voglio dire, anche che se ricominci a giocare ti dicano senza scarpe perché fa troppo caldo. Cioè, voglio dire, non lo so, non mi meraviglia di niente, però è passata intanto una cosa importante, per cui dovrebbe essere passato, diciamo dovrebbe che è meglio, cioè che puoi ripescare solo dal campionato in cui ha giocato la squadra, per cui se devi ripescare, come dovevano fare l'anno scorso, ripescavano Lentella, cioè ripescavi Lentella e faceva 20. Che ha subito una grandissima ingiustizia. Era una cosa abbastanza ovvia. Ora, se dovessero ripescare, devono ripescare per forza dal Foggia in giù, voglio dire, per legge. Ma, diciamo, dato che ci ha fatto una bruttissima figura il calcio, secondo me anche la FIGC, perché comunque Gravina non esce bene da questa cosa, io penso che l'unica maniera per sanare e dire abbiamo sbagliato, perché può capitare, abbiamo sbagliato tutti, il campionato lo facciamo a 22 così, e contento lo Tito che ha messo in piedi tutta questa storia. Sono contenti Salernitana, quindi la Salernitana, è contento il Venezia che già si era salvato e stava in vacanza. Comunque, mercoledì si gioca. È contento il Foggia ed è contento pure la Salernitana che non fa nemmeno più i play-out. E paga... Sono quel punto. Comunque oggi il TAR ha respinto la richiesta di sospensione. Sì. Dice. Vabbè, era si giusta gioca, la cosa di oggi. Era diciamo, era quasi scontato mercoledì. Però si la gioca. Sentenza di oggi ha respinto, ma resta il principio che è giusto, cioè che i play-out si dovevano fare. Assolutamente. Questa è la cosa, secondo me, proprio fondamentalmente sbagliata. Assolutamente. Perché se no tu non devi far giocare nemmeno i play-out. Lì avevano fatto un editto dove dice il Foggia ad Ainci. In Serie C. Ci abbiamo fatto sto campionato, ma il Foggia deve andare in giro. Ditelo subito. Dopodiché hanno fatto la toppa peggio del buco con la storia. Dei punti di penalizzazione al Palermo, perché se il Palermo aveva carte false deve essere cancellato, se un problema amministrativo come lo è stato per altre società, perché 20 punti? Se gliene dai 10 il Palermo rifà i playoff, e allora qualcuno magari si preoccuperà. Io ho la vaga sensazione che questa riduzione a 20 che salva il Palermo possa essere una mediazione che è stata fatta la nuova società. Tu dici diciamo tu rimani in B. Ho capito, ma mica è un affare di famiglia sulla mediazione, ma perché il resto come l'hanno fatto? Ho capito, il resto sembrava che stessero a fare di come dobbiamo fare per tenere la serenità in B. Ma questa è l'altra lettura, il Foggia lo vogliamo andare in B, siccome tutto è stato gestito per fare un favore a qualcuno. Magari non volevano una pagina. Comunque uno dei capi di imputazione a carico del Palermo era la cessione del marchio, che poi la Corte di Cassazione ha stabilito che fosse reale, non virtuale, fittizia. Quindi da lì, secondo me, si sono mossi bene, ragazzi, poi legali. Ma allora ci rendiamo conto che il Foggia era partito con 17 punti, se non sbaglio. 15, no? Prima in Serie C, poi meno 15, poi meno 8, meno 6. Meno 6. Allora, siccome... per una cosa per la quale sono stati assolti tutti. Bravo. Allora, siccome ci hanno insegnato che prima di dire che è finito, aspettiamo che sia finito per davvero, io dico, se a Palermo non hanno firmato una tregua tacita con la federazione e vanno avanti, sbuca che qualcuno gli restituisce una parte di quei 20 punti. Si devono rifare i playoff. No, mi sento di escluderlo per un fatto di pudore. Bisogna aspettare il 30-31 a vedere il 30 di giugno a vedere, vedere anche il Palermo. Chi si iscrive? Non solo il Palermo. Infatti, io quello che quindi se si rifanno i playoff si richiama Pillon. Il vero spartiacque. Ti dico che ha preso un brutto voto, lo lascia che. Il vero spartiacque sarà il 30 giugno, vediamo chi si iscrive ai campionati. No, il tema vero è questo, che ci sono delle società che potrebbero non iscriversi, ecco, questo perché un conto è fare la Serie B, un conto è la Serie C, questo. E un conto è farla con i debiti, un conto assolutamente senza debiti. Perché tu allora non la fai iscrivere alla società Palermo. Ma vogliamo discutere anche dei 3 punti di penalizzazione al Chievo per il tipo di soldi che ha messo in campo. Cioè, è tutta una cosa casuale. Cioè, 3 punti che sono stati scontati in questo campionato.
non va bene. Quell'argomento lì è meglio se non lo tocchiamo. Lasciamo bene. Allora, dobbiamo andare a retrocedere una quindicina. Dobbiamo andare in pubblicità. Telegrafico, hanno Giorgio. Ho preso la più piccola. Giorgio, cioè. Telegrafico, dobbiamo andare in pubblicità, è vero Roberto? Domanda rimasta in evasa sul mercato, tre esterni, due punte centrali, una mezzala e un terzino sinistro? Sì o no? Secondo basta. No, no. No, se ne vuoi qualcun altro, se vuoi qualcun altro basta dirlo, no? Più o meno. Non lo so, però è chiaro che devi, l'attacco lo devi rifare tutto. Un terzino sinistro, ci abbiamo solo Del Grosso e un centrocampista, perché quindi ci siamo. Abbiamo poco. Posso dire una cosa, l'importante è tenere Fiorillo, io lo dico adesso, no, l'importante è tenere Fiorillo. Il contratto fino al 2022. Però Fiorillo secondo me potrebbe essere ambito da anche società di Serie A. Non credo, io credo che avessi qui. Poi ci dirà qualcosa. Guarda, in più, sarebbe giusto il responsabile dell'area tecnica, no. L'ultima parte proprio, tante notizie di mercato da parte di Giorgio Repetto, non è vero di nulla, ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità. Eccoci qui, torniamo in diretta da studio alle 22:09, chi sarà il tecnico della primavera? Perché questo è un altro quesito che ti volevo rivolgere. Non lo so. No, onestamente non lo so, in questo momento non lo so. Nelle ultime ore si è parlato di Colonnello. Ho letto sul giornale anche io di... Beh, Colonnello, Gianluca... un ragazzo che ho preso io tra l'altro a Francavilla dalla Tollese 1 milione l'ho pagato, faceva l'attaccante prima, noi abbiamo fatto una partita, questa è carina però questa giocavamo contro la Tollese e c'era sto ragazzino che faceva centravanti, gli allievi delle giovanissime del Francavilla, andai da Luciani e dissi guarda io devo prendere un giocatore dalla Tollese, che cazzo è la Tollese, diciamo che è una squadra pure la Tollese, dico guarda ho visto ieri un ragazzo, mi piace, diciamo ma chi è? Come uno si chiama Colonnello, dice, comunque vogliono 1 milione, dice, ma chi è? Ma qua avete fatto cose? È un amichevole, abbiamo fatto un'amica, ma che avete fatto? Abbiamo vinto 19-0 e che fa quello? Lui c'entra avanti, ma vaffanculo cammino. Il giorno dopo però con certo. Il cugino di l'ingegnere Luciani, cugino di Emilio, siamo andati da Di Pillo, da Ciccotelli, ti ricordi? Ciccotelli, sì, prendemmo Gianluca che poi ha fatto un grandissimo una grandissima carriera ed è un ragazzo equilibrata, posto, io non so adesso chi prenderà la primavera. Tra i papabili per la primavera. Lo sto sentendo oltre a Tomei, come ho letto sul giornale di Tomei, perché io vedremo. Non lo sapevo proprio per niente. Vedremo. Allora facciamo così, abbiamo parlato di Sarri inizialmente, Sarri è stato al Pescara, ha allenato il Pescara nel 2005-2006, naturalmente il DS era Andrea Iaconi. Come è nata la trattativa? Cioè, perché chiaramente tutti ci siamo chiesti come mai si è arrivati a chiamare Sarri, che veniva dalla San Giovannese, insomma aveva avuto fino a quel momento una carriera di Serie C, soprattutto Serie D eccellenza, prima categoria, seconda categoria. No, perché lui fece un baddo. Era un allenatore emergente. A pagare per venire a lavorare a Pescara. No, adesso ce lo facciamo raccontare da Andrea Iaconi che oggi siamo andati a intervistare proprio a casa sua. E tu già lo sai, non anticipare te. Ce l'ha raccontato. Senti, no, però ci sono anche un paio di aneddoti che rivela, secondo me, inediti. Sentiamo Iaconi, la prima parte dell'intervista. Estate 2005, riavvolgiamo il nastro perché c'era da ricostruire nel Pescara dalle ceneri in una retrocessione dolorosa quanto immeritata, a mio avviso, allenatore Gianni Simonelli, pensate a Maurizio Sarri, ma c'è lo zampino di tuo fratello. Io chiesi a mio fratello la squadra che nel suo girone l'aveva impressionato e lui mi disse l'unica squadra era la San Giovannese, mi sembrava molto ben organizzata, che sapeva cosa fare in campo. E lui ha sofferto molto in quelle due partite e mi disse che era Maurizio Sarri. Poi, quando poi le cose devono andare bene, il direttore della San Giovannese era un mio ex giocatore della San Benettese, Bignone. Ci siamo incontrati, venne a Pescara, e mi disse che lui aveva un gruppo di lavoro eccezionale, a cominciare dall'allenatore, il secondo preparatore atletico, preparatore dei portieri e un nutrizionista. E mi disse perché non ci prendi a tutti quanti? Una parola. Parlai col presidente e mi disse vabbè, se ti senti di fare questo fallo, approfondi i colloqui anche con Sarri. E decisi, anche se non sapevo ancora a cosa andavo incontro, e prendemmo tutto il gruppo. Qualche aneddoto, ne hai uno in particolare
che ti piace così rivelare a distanza di tanti anni? Cioè io non è che ricordo tanto, non ho molta memoria, però per esempio lui, non, io ho preso Matteini come punta importante in Serie B e non lo faceva giocare mai. Arrivammo alla partita con la Triestina in casa a Pescara, vincemmo 5-0 mi pare, 5-1, 4 gol di Matteini, e fece 4 gol Matteini entrando dalla panchina al posto di Cammarà, bravo. Il martedì loro si stavano allenando, io mi misi a vedere l'allenamento. Finito l'allenamento, lui viene da me e dice: ma non mi devi dire niente. Ha detto: no, che ti devo dire? Abbiamo 5-1, stiamo andando bene, che ti devo dire? E ci fu un po' di silenzio. Prima che andasse, un silenzio assordante. Prima che andasse via. Mi disse: hai visto Matteini? Sì, io l'ho visto, tu l'hai visto? Bellissimo. Ed è fidale. Ti sei fatto una risata. Eh sì, tutte e due. Sì. Però Sarri aveva un vizio, quello di fumare. E lì un altro aneddoto importante, perché terzo quarto giorno di ritiro andai in ritiro, non c'ero mai stato. E lui era nel cerchio di centrocampo con i suoi collaboratori che parlava e fumava. La squadra faceva il torello sull'angolo dello stadietto, e allora mi avvicinai piano piano, sai quando ti si annebbia la vista, perché non avevo mai visto un allenatore allenare e fumare. Mi avvicinai, feci allontanare i collaboratori, disse, allora piano piano, senza farti accorgere, prendi il suo pacchetto di sigarette, l'accendino e piano piano spegni la sigaretta, valla alla panchina, metti. E io ho detto: ma questo mi reagisce. Invece non disse niente, lo fece, e tornammo a centrocampo facendo finta di niente. Disse: oh, ma qua mi stai a San Giovanni Valdarno? Ma che stai in promozione a San Sovino? Pescare in Serie B, ci stanno le televisioni, ci stanno le cose, cioè, ma io non ho mai visto un allenatore a fumare in mezzo al campo mentre si allena. E lui non disse niente. È arrivato tardi nel calcio che conta, però adesso sta bruciando le tappe, certo. E secondo me, per come lo conosco io, per la persona schietta e leale che è, merita tutto questo. Così dunque la prima parte realizzata, l'intervista realizzata questo pomeriggio a Andrea Iacone. Iacone è stato fortunato, perché si aspettava un po', vedeva pure che gli portavano il caffè. Sì, infatti, è vero. Perché lui non una volta sola si è fatto portare il caffè mentre lavora. Sì, sì. Sarri sotto sto profilo. Sarri, tra l'altro, i complimenti, che non sono i drammatici, ma assolutamente sinceri, perché insomma il primo trofeo importante della sua carriera a livello europeo, l'Europa League, vinta col Chelsea proprio mercoledì scorso, 4-1 sull'Arsenal, un grande campionato poi ha fatto Sarri quest'anno in Premier League. Poi, un secondo tempo splendido in quella finale, in cui si è visto davvero giocare bene a calcio. Certo. Il calcio che credo non piaccia solo a me, piaccia a tutti quelli che guardano il calcio. Diciamo che ha bruciato le tappe in poco tempo Sarri, no? Valutando un po' la sua carriera, perché non è arrivato proprio prestissimo. Diciamo che dopo Pescara ci sono stati dei passaggi a vuoto, sì, no? Sì. Ricordo per esempio fu esonerato a Sorrento, era il 2011, l'anno dopo va ad Empoli, rischia l'esonero, 4 punti in 9 partite, va a Lanciano, sì, vince 3-0. E c'è la rinascita dell'Empoli anche di Sarri. Ma ti stavo dicendo esattamente questo, io andai a trovarlo in ritiro a Lanciano e lui era destinato all'esonero, se non avesse vinto quella partita sarebbe saltato, invece la vinse credo 3-0 e poi arrivò in finale playoff. Beh, è migliorato tanto, è migliorato nella personalità, è migliorato nel dialogo con i giocatori, altrimenti non puoi allenare a quei livelli. E credo che la stagione di quest'anno al Chelsea, adesso non lo sento da un po', quindi così dico orientativamente in base a quello che ho letto e che ho visto in televisione, gli sia servita molto per farlo diventare un po' meno integralista. Quest'anno per la prima volta ha dovuto adattarsi in qualche modo alle caratteristiche dei giocatori, alle abitudini, alle tradizioni del calcio inglese, e secondo me è stato fonte di grande miglioramento. Se andrà a allenare la Juventus, poi lì, sai, lì devi vincere.
altrimenti il resto sono tutte belle parole. In campionato è arrivato terzo, però primi sono arrivate due squadre che hanno vinto consecutivamente 16 e 15 partite, quindi diciamo ha fatto un grandissimo campionato. Tra l'altro il Liverpool credo 97 punti. Ma il Manchester City che è in assoluto la squadra più forte che esiste, secondo me, perché Guardiola diciamo cioè, è un livello superiore a tutti, compreso Klopp e Pochettino. Lo ha detto anche Iacone in un'altra parte dell'intervista, cioè, parlerà. Però è arrivato terzo dietro due squadre che hanno vinto praticamente tutte le partite. Vabbè, ti piace Sarri? A 25 mi è piaciuto molto come persona, l'ho conosciuto grazie a te in questa trasmissione. Ah, è vero, venne ospite qui, hai ragione, sai che non ricordavo, è stato ospite anche due volte a cena insieme, mi è piaciuto molto come persona. Devo dire che non è stato integralista neanche a Empoli perché il modulo che cambiò gli fu quasi imposto. Gli dissero che aveva giocare Saponara. Aveva Saponara, aveva Maccarone e Tavano davanti, e lui stava giocando col suo 4-2-3-1, gli dissero ma cazzo c'hai Saponara, trequartista nato, due punte. Che ah, quindi gli è stato imposto? Imposto. Gli hanno consigliato, suggerito, altrimenti sarebbero imporre, non può imporre, però ha accettato e poi... A Napoli ha fatto diversamente, per esempio, non è che giocava più con questo modulo. Beh, bisogna essere sempre a Napoli all'inizio giocava con Insigne trequartista dietro le due punte. E dopo ha cambiato. Poi ha capito che aveva la squadra disegnata perfetta per giocare a tre. Aveva portato comunque fiori, allenatori indipendentemente i modi sono numeri, è vero. La cosa invece bella di questi allenatori è che tu capisci dopo 10 minuti come giocano a pallone. Sono d'accordo. Il Chelsea, c'è un'impronta chiara, un'impronta. Il Chelsea nella finale è stato un secondo bellissimo, nel senso che era la palla scivolava, c'erano sempre giocatori che si aiutavano. Sarri rappresenta una linea di demarcazione. No, io dico, guarda, se Sarri, se quest'anno Giampaolo sei d'accordo. Sarri alla Juventus, finalmente vedremo un campionato in cui si gioca a pallone e non si gioca solo per vincere. Sei d'accordo, Walter, prima della pubblicità, linea di demarcazione. Campionato in cui non si gioca solo per vincere, non so che significa. Però. No, si gioca solo per vincere. Allora, Allegri l'hanno mandato via dalla Juventus perché non gioca bene e hanno capito che per vincere in Europa devi giocare bene. Adesso non te lo posso dire perché l'hanno mandato via dalla Juventus, Allegri, perché sennò mi perdono amicizie di Allegri. No, non te la perdo. Quindi diciamo che l'hanno mandato via perché non giocava bene, che siamo contenti. Però se dovesse arrivare Sarri sarebbe un capovolgimento a 360 gradi, cioè due filosofie opposte. Poi però ci vogliono le filosofie sono belle, ma se dopo Sarri ci vogliono sempre i risultati poi. La filosofia si prende gli applausi. Se dopo Sarri o Guardiola, la Juventus assolutamente. Allora ci fermiamo. Ci fermiamo per l'ultima volta 22 e 21 linea al nostro Dino D'Angelo. Eccoci qui allora 22-24, abbiamo ancora 5 minuti, ascoltiamo ancora Andrea Iaconi perché un giorno si è intrattenuto a parlare con Sarri dopo l'allenamento e mi viene da sorridere. Sentiamo perché, su Tognozzi e Pizarro. Un giorno mi disse, lo vedi, io la penso così, per esempio tra Tognozzi e Pizarro. Pizarro della Roma. E come no, cileno. Cileno, bravo. Io faccio giocare sempre Tognozzi. E disse, vabbè, ma nemmeno che te ne torni a Sansovino, allena a Sansovino. Era da ridere, porca e lui per dire, per le mie idee, cioè Tognozzi fa quello che dico io, Pizarro magari non lo fa, e lui, la sua caratteristica, secondo me a volte negativa, poteva essere questa. Probabilmente è migliorato, privilegiava il giocatore che metro per metro faceva quello che diceva lui, quindi anche se uno era fortissimo e di qualità, se non faceva quello che diceva lui non giocava, quindi invece adesso probabilmente ha messo insieme un po' le due caratteristiche, fatto una sintesi, fatto una delle due caratteristiche, adesso, più elastico, adesso vuole anche giocatori di qualità, quindi è cambiato. Simpatica questa cosa su Tognozzi e Pizarro. Pizarro, grande regista, ex Roma Udinese. Tognozzi era un po' il suo figlioccio. Sì. Quando mi dice Pizarro, io quando parlai con la Sampdoria per Torreira, gli dissi prendi uno che è come Pizarro ma con la grinta di Gargano. Ti ricordi Gargano? Come? Del Napoli. E Torreira, cioè, perché tecnicamente Torreira è bravo. Torreira se si sposta di 10 metri avanti fa 4-5-6 gol all'anno. Certo. Vede la porta. Però per dirti che, comunque, sono quelle cose che si dicono. Oggi
Sarri sto problema non l'ha più perché i giocatori di qualità glieli prendono, ce l'ha, e quindi sono tutti di qualità. La stasera il secondo tempo il Chelsea non ha sbagliato un passaggio, sembrava PlayStation. Sì. Però ci ha messo un po' a trovare la sintonia con Azzara, però ci vuole anche un annetto per questi giocatori, anche perché se, come diceva Andrea, è uno che vuole che il giocatore faccia metro per metro quello che dice lui, è chiaro che ci vuole del tempo. Certo, solo che Azzara ci ha messo quel tempo perché Azzara trovi... andare al Real Madrid. No, ma se trovi un giocatore, come si dice, no, già fatto, anche lui ha delle pretese, dice io mi sono fatto la mia storia. Se va la Juventus, facciamo un esempio classico, se dovesse andare la Juventus, io ancora qualche dubbio, e tu hai un giocatore come Cristiano Ronaldo che segna un gol e mezzo a partita, tu non è che Ronaldo, anche se gli chiedi di fare quello che dice lui, devi pregarlo di continuare a fare quello che sa fare, cioè un gol e mezzo a partita. Giorgio, giusto assegnare il rigore a Liverpool dopo 23 secondi nella finalissima? Devo dirti la verità, io sta partita non l'ho neanche guardata. Questo è clamoroso, scusa. Cioè, ma, ascolti, io l'ho visto, mi sono addormentato un quarto d'ora. Io vedo, piace ascoltare voi. A me piace vedere le partite poche, senza, senza volume, assolutamente senza volume. Tranne quando facevo io le radiocroniche, no, che mi ascoltavo anche senza radio. Le vedo senza volume perché non sopporto le seconde voci. Ah, ho capito. Non è che sopporto il giornalista, adesso non fa più il cronista. C'è sempre questo coglione di fianco che dice: vabbè, ma dai. Senti certe stupidaggini. No, però dico, l'avrei rivista l'azione? No, non l'ho vista. Ah, proprio no, io vedo i film però, e il tennis. Bellissimo. Molto. E ti voglio dire una cosa, però ho un'antipatia per quelli che non si sono mai messi in gioco. Sì. Perché uno che fa l'allenatore in televisione, io parlo di gente che ha fatto il nostro mestiere, cioè chi ha fatto il calciatore, chi è stato sempre nell'ambiente del calcio, e si mette lì a pontificare e non ha mai provato a fare allenatore, ci vogliono le palle per fare allenatore, ma vogliono veramente le palle, perché è l'unico ruolo difficile che c'è nel calcio. E basta. Io infatti penso che... L'allusione a Dani o mi sbaglio? A Dani è un coglione. No. No, beh, ho sentito dopo la partita con l'Ajax, ha detto delle stupidaggini, come quando sento uno che dice che dobbiamo fare il modello, dobbiamo fare come l'Ajax, ma chi che in due minuti dice facciamo, oppure ho sentito vogliamo diventare l'Atalanta di ma che al netto dei giocatori sembra un grandissimo, che pensi che fai così e fai l'Ajax e fai l'Atalanta e fai... Cioè io secondo me bisognerebbe avere un po' più di rispetto. Deve avere rispetto uno che sta in televisione, poi, che la partita con l'Ajax, che poi onestamente se l'allenava Capello l'Ajax era in finale, se Capello allenava il Manchester era in finale. Sì. Cioè fuori di dubbio, non ti fa passare a metà campo, ti spara. Passi 10 minuti fare come l'Ajax, devi avere pure un ambiente, una società che diverso, ti fa uscire tre anni due volte ai preliminari. Bravo. Devi accettarlo. Perché loro sono usciti dai preliminari, poi hanno fatto anche una discreta Europa League negli anni scorsi, ma per costruire quella... Allora, se ditemi a quale allenatore in una squadra di vertice italiana e anche spagnola consentono di andare fuori due anni di fila dai preliminari di Champions. È vero, è la verità. Perché se parliamo di calcio olandese dobbiamo parlare anche dei tempi del calcio olandese. Anche a livelli piccoli. Se un conto è allenare il Pescara, un conto è allenare il Bari, un conto è allenare il Verona, il Palermo, e un conto è allenare il Chievo, il Cittadella, dove le pressioni non ce l'hai, le pressioni non ce la stampa, non c'hai. Considerazioni giustissime. A chiudere quest'ultimo appuntamento con Solo Calcio, una lacrimuccia ti sta, no, per favore non lo fare adesso in diretta, è stato sempre molto equilibrato, molto freddo. Freddo. Te lo ripeto, lo ribadisco, lo dico in pubblico, il giorno in cui dovesse succedere una cosa del genere, fatemi un'iniezione letale. Grazie Pierpaolo, è stato un piacerissimo, non so se si può dire, ma io lo dico. È stato un piacere mio, grazie, a parte scherzi, grazie a te, grazie a Rete8 che mi ha dato questa opportunità anche quest'anno. Chi vivrà vedrà. Chi vivrà, se ci rivedremo, ci rivedremo. Se non ci rivedremo, speriamo che sia comunque per colpa di qualcun altro. Grazie a Giorgio Repetto, in bocca al lupo e buon lavoro per la squadra che stai per allestire. No, non lo sto per insieme con Bocchetti. Io ringrazio come lui Rete8 perché per 12 anni per 12 sono stato anni con te, ringrazio a te Rete8. Quindi chi vivrà vedrà. Per aver vissuto 12 anni con Profeta, stai bene. Sono ancora quasi lucido. E quindi anche tu potrai dire, stavi per dire chi vivrà vedrà come lui.
non si sa vivrà, mai. Vedrà, io non lo so, io penso che non vivrò tantissimo. Grazie. Al mio funerale non ci vado. grazie a Oscar Bonamano e a Walter Nerone, come sempre un piacere. Grazie a Roberto Cherchi, al nostro Dino D'Angelo. Io vorrei ringraziare davvero, è l'ultima puntata, tutto il gruppo di lavoro che ci ha sostenuto e che ci ha supportato e anche sopportato. No, vabbè, perché si fa così. Grazie ancora a Roberto Cherchi e a Dino D'Angelo, appuntamento al prossimo anno. Buona estate, ma ci rivedremo tra pochissimo per gli speciali sul calcio mercato estivo. Grazie e buona serata.